Ciao amici, benvenuti nella splendida cornice del salottino rosa Bohème. Oggi vi propongo un lavoro molto divertente che realizzeremo con i fili metallici, precisamente sono fili di ferro. Voi potete usare anche altri materiali. Altri materiali intendo dire potrebbe essere alluminio e andrebbe benissimo, potrebbe essere un filo da bigiotteria, quello che volete, purché sia piuttosto malleabile, maneggiabile con delle pinze e che abbia però anche un po' di tenuta per poter essere tradotto in una cornice, perché è il lavoro che faremo oggi. Adesso però vi darò le indicazioni precise e vi serve anche una rete se è possibile. Se non avete un pezzettino di rete, tipica, bellissima, è la classica rete da pollaio, quella è bellissima, se l'avete in casa mi raccomando utilizzatela. Se non doveste avere questo tipo di rete, fatela anche voi, realizzatela molto semplicemente a scacchi con il filo più sottile che avete. Ho parlato tanto, vi lascio al tutorial, teniamoci amici occupati, ma soprattutto attiviamo sempre il meccanismo della creatività e utilizziamo quello che abbiamo in casa in questo periodo così particolare della nostra vita per continuare a creare. Allora amici, vi lascio al tutorial, se volete continuate a seguirmi, iscrivetevi a questo canale ed attivate la campanella per avere le notifiche. Vedetevi il tutorial, ditemi cosa ne pensate, per il resto ci vediamo martedì, vi aspetto qui mi raccomando. Avremo bisogno di un pezzetto di rete metallica di 20x15 cm, se avete quella da pollaio sarebbe l'ideale, altrimenti usate una rete qualsiasi. Poi 4,8 metri di filo zincato da 1,5 mm, e sì, ne serve tanto. Dopodiché un pezzetto di un mezzo metro di filo più sottile, dallo 0,5 allo 0,7, una tenaglia. Io ho dovuto utilizzare un filo da 0,8, ma è stato un po' difficile. Una piccola pinza per tagliare, una pinza con le punte quadrate e piatte soprattutto, una pinza con le punte coniche, poi dei martelli, ma guardate, io alla fine ne ho preparati tre, ma ne ho usato solo uno, quindi un martello, il classico martellino di metallo. Vi servirà anche un pennarello, una lima per limare l'estremità del filo metallico ed un oggetto di uso comune dalla forma arrotondata per disegnare le pance delle ondine. Allora, questa è una dimostrazione. Quando il filo è storto oppure imbarcato, va martellato nel senso opposto della curvatura per raddrizzarlo. Questo dovrete farlo probabilmente varie volte. Vedete anche qui dove ci sono delle curve, anzi delle pieghe nette, bisogna martellarle al contrario e ottenere un filo sufficientemente diritto. Dimostrazione del punto che utilizzeremo, un punto, io lo chiamo così, ad ondine o clessidre. Vedete, si disegna in questo modo, è quello che dovremo fare utilizzando quei 4,8 metri, quasi 5 di filo, e vi assicuro che ne avanzerà poco. Questa è la tecnica. C'è anche un'altra tecnica più facile che io suggerisco, ovvero quella di disegnare con l'oggetto la forma arrotondata, poi salire in verticale senza avvicinare le curve, e facendo l'operazione di avvicinare le curve soltanto in un secondo momento. Fate 4, 5, 6 curve, poi prendete una pinza e alle estremità, sia in alto che in basso, avvicinate le curvature. Vengono due curve di tipo un po' diverso, ma questo per i perfettini, lo dico per i perfettini, però va molto bene, più semplice anche. Limate sempre le estremità del filo di ferro, perché non graffi e per un fatto estetico. Sto modellando il filo intorno alla cornice. Lasciate circa 2 cm di avanzo per fare la chiusura finale. Da quei 2 cm in poi, quindi sui 4,80 m di filo, marcate con il pennarello queste distanze. 20, 15, 20, 15. Stiamo realizzando la cornice.
Ora avrete un serpentone di filo di 4 metri circa da domare, sarà un po' difficile da ora in avanti, ma mi raccomando non tagliate, non tagliate. Adesso partiamo dall'inizio, dal secondo punto di fatto, quindi ecco qui, e con una pinza qualsiasi, ho utilizzato quella conica, con le punte coniche, modello la cornice rettangolare. Vedete, in questo modo c'è un lato, i 2 centimetri di avanzo all'estremità, e continua in questo modo, quindi seguendo i punti che ho segnato sul filo, modello il rettangolo. Se per caso il filo si storta un po', voi sapete come fare, dovete rimartellarlo. Quindi afferro nel punto segnato con il pennarello il filo e lo piego. Martello nuovamente e di nuovo, questo è l'ultimo punto, piego il filo. Diciamo che queste pinze non sono il massimo, però vedete, abbiamo creato la cornice. Mi raccomando, non tagliate nulla arrivati a questo punto. E questa è la cornice. Ora dobbiamo cominciare la decorazione esterna. Usiamo la parte libera del filo, quindi dimentichiamoci per un attimo la cornice, anche se vi darà molto fastidio. Partiamo dal punto segnato in blu, segnato in nero, in blu, quello che avete utilizzato, e la prima decorazione che faremo è un cuore. Ora, il cuore si fa in questo modo, utilizzo la forma per fare una specie di un'ansa, precisamente. Poi prendo la pinza, afferro l'ansa e porto il filo lungo dall'altro lato. Sì, mi vedete un po' sparire dall'immagine perché qui il filo lungo è un po' fastidioso da domare, come vi dicevo. Modello con le mani un cuore. Se vedete che la cornice si è un pochino sformata, voi rimartellate il filo, modellatelo con le mani e via. Sempre con la parte più lunga, libera del filo, continuo con la decorazione ad ondine. Porto il filo in alto con una pinza, quindi faccio una curvatura netta verso l'alto, ok? E comincio a decorare con il motivo ad ondine a clessidre che avete visto all'inizio, ok? Utilizzo sempre la stessa forma, la stessa dima. E il motivo per cui non vi ho fatto chiudere la forma a rettangolo subito è proprio questo, per avere maggiore libertà nel momento della decorazione ad ondine, che sarebbe stata molto più difficile. Utilizzo il metodo quello più semplice, cioè di salire in verticale, fare un certo numero di onde e soltanto dopo avvicinare le parti più arrotondate, sia in alto che in basso. Qui disegno 4-5 onde, come vi avevo detto. La seconda è un pochino più alta, quando c'è da correggere non è difficile, in questo caso basta prendere una pinza e spingere verso il basso, in questo caso sempre l'onda, e rimodellarla, quindi si può sempre correggere. Continuo in questo modo. Vedete, ho portato alla stessa altezza le due onde. Questa operazione va fatta fino alla fine del lato, fino a conclusione della prima parte del perimetro. Qui accelero leggermente. Okay. E ora vi mostro anche come si fa ad avvicinare le ondine in modo che sia chiaro, perché questo lo dovremo fare e ripetere veramente 1000 volte. Ok, adesso prendo la pinza a punte coniche, forse lo farò, sto ancora sistemando un po' di ondine, ecco qui, ed ecco il momento della pinza conica. Quindi avvicino solo le estremità,
Naturalmente le curvature si chiuderanno un pochino su loro stesse, ma non importa, la decorazione è così, è fatta in questo modo, quindi va benissimo. Arrivati a questo punto, riprendo l'andamento fino alla fine di un lato, perché all'estremità del lato dovrò disegnare un altro cuore, utilizzando sempre la stessa forma. Quindi farò un'ansa, dopodiché prenderò la pinza, una pinza qualsiasi, comunque va bene, non ci sono problemi in questo momento. Porto il filo libero dall'altro lato, sempre domando questo serpentone di 4 metri, vedete, in questo modo, e con le mani, io preferisco con le mani, modello un cuore. Appiattisco, potevo anche lasciarlo così per la verità, però va bene, appiattisco, unisco i due fili in basso, vedete? Poi con una pinza afferro l'estremità del cuore e porto il filo verso l'alto, come ho fatto prima, in modo netto, per poter riprendere la decorazione ad onde. Qui avete anche la cornice un po' indomabile, ma per il momento è così, solo alla fine chiuderemo tutto quanto tagliando anche i fili. Non tagliate nulla in questo momento. Andiamo avanti con la decorazione ad onde. Sono arrivata alla fine. A questo punto posso tagliare l'estremità, quando ho raggiunto la fine, mi raccomando, l'estremità delle onde, per chiudere la lavorazione, e chiudo anche la cornice con quei 2 centimetri famosi che ho lasciato liberi. Quindi in questo punto ci sono due fili, quello della cornice e quello delle ondine, che sono stati avvolti e chiusi intorno alla cornice. Ora, in che punti fermerò la cornice? Solamente all'estremità dove ci sono i cuori. Utilizzo 4 pezzi di filo, di quello più sottile che ho, e fermo la cornice nelle 4 estremità, quindi legando insieme il cuore, o meglio la decorazione, la cornice e la rete. Farò 2-3 giri intorno e taglierò il filo che avanza. Vedete, in questo modo, nei 4 punti estremi. Limate se possibile l'estremità del filo, anche in questo caso. Questo filo, lungo 48 centimetri e ricavato dal filo più spesso, serve a creare il sostegno. Segnate distanze di 18, 6, 6 e naturalmente 18 centimetri, perché dobbiamo creare appunto il sostegno alla nostra cornice. Considerate il punto centrale di questo filo, il punto che avete segnato, afferratelo con una pinza e incrociate tra di loro i fili, in questo modo, vedete? Facendo una curva, un angolo piuttosto ampio. Adesso con la stessa pinza afferrate i punti che avete segnato più vicini al centro e portate i fili verso l'interno. Prima uno, poi l'altro, in questo modo, e incrociate tra di loro i fili, incrociate per bene. Vedete? Li incrociate. A questo punto, anche questo filo naturalmente ha le estremità limate, a questo punto creiamo 2 occhielli. Occhielli che vanno verso l'esterno, sembrano 2 piedini, quindi 2 occhielli chiusi su se stessi, su loro stessi, ok? Come 2 piedini, anche dall'altra parte. Tenete sempre, i 2 fili devono essere incrociati. Fatto. E questo è sostegno, manca una parte. Tagliate 2 pezzettini di filo lunghi 8 centimetri e fate 2 occhielli alle estremità di entrambi i fili, 2 occhielli però affrontati, uno va da una parte e uno va dall'altra, in questo modo, uno da un lato
e l'altro dall'altra parte. Sapete come si aprono gli occhielli? Sempre lateralmente. Agganciateli uno all'altro, richiudete lateralmente, si fa questa operazione per non rovinare l'occhiello, richiudete e abbiamo creato questo elemento. L'elemento che ci serve a rendere la cornice, o meglio il sostegno, chiudibile, richiudibile. Ecco perché è fatto in questo modo. Prendiamo la parte bassa della cornice, il centro, apriamo l'occhiello ed agganciamo la cornice dove ci sono le ondine. L'altro occhiello, guardate che operazione faccio ora. Prendo il centro del sostegno e lo spingo verso il basso. Nel punto centrale del sostegno aggancio, afferro questa parte con il filo da 8 mm, da 8 cm, scusate. Vedete? Vi dicevo che questo serve a rendere richiudibile la cornice. Ecco perché è fatto di due parti. Adesso, considerati due terzi di altezza della cornice, iniziando dall'alto, dalla parte più alta, e a due terzi agganciate il sostegno, allargate queste due gambe tra di loro, aprite gli occhielli e agganciate la cornice, richiudete gli occhielli. Ed abbiamo fatto la nostra cornice, vedete? Molto bella, molto rustica, anche un po' industriale secondo me come stile. Potete decorarla, tenerla così, mettere delle fotografie che potete affidare alla cornice con per esempio delle passamanerie, dei nastri. Io ho messo questo gessetto profumato. Potete anche naturalmente usare colori, colorarla come preferite. Grazie e al prossimo video.